Rieccoci insieme con Giuseppe Manzari, presidente dell'associazione Bar in Testa. Credo che ci sia già un amico in linea, 080-501-9998. L'altra voce che gira è legata ad un interessamento del Bari per Pasquale Foggia, all'esterno della Lazio, però in verità non ho indizi che mi portino a pensare che sia vero. Pronto? Pronto? Aspettiamo un po', c'è qualcuno in linea. Pronto? Pronto, eccoci. Ciao Ciao, sono Michele. Enzo, Michele, ciao. saluto anche il tuo ospite. Grazie, Ciao. ciao Michele. Senti, volevo dire una cosa, forse una cosa banale o come sia. Sì. Se in Serie A il Bari si è Sì. capito che non è quello che vuole andare a spendere, Sì. non so se mi spiego, perché non si va a guardare anche in Serie B e magari anche in Serie C qualche giocatore da prendere? Cioè, la nostra dirigenza, in fondo, dovrebbe anche scoprire talenti, no? Ti Certo. spiego questo perché io quest'anno, come l'ho messo, sto seguendo sia la B che anche il Dai, campionato di dacci qualche C. nome, dai, via. Che ti devo dire? Innanzitutto io ritengo molto Rajčić perché sta giocando molto bene a Barletta ogni domenica, è il migliore. Karus della Salernitana, non so come è andata a finire la Salernitana Karus, io non lo so perché ho l'impressione che giocando nel Bari Karus sarebbe diventato addirittura l'idolo, probabilmente. Niente, poi ce ne sono tanti, guarda, ti devo parlare sinceramente. Perché non andare a vedere anche in Serie B, in Serie C, Qualche giocatore, va bene, qualche va bene. giocatore, visto che Bari si sa che in Serie A purtroppo non è quello che vuole spendere. Grazie, Ok, grazie buon Natale per. a tutti e vi seguo sempre con passione, Grazie, ok? grazie Ciao, Michele, ciao. grazie. Beh, io sono della tua idea assolutamente, però in questo momento o veramente hai visto il giocatore che nessuno aveva individuato oppure devi andare sul sicuro. Ripeto, la situazione del Bari è come quella del malato grave che deve andare da un medico bravo, insomma, non può rivolgersi a uno qualunque. Non trascuriamo la situazione, per me la salvezza del Bari è possibile. Però non bisogna trascurare questa situazione perché se la si affronta con superficialità andremo incontro a sgradevoli sorprese. Infatti, 085 01 9998, sì, Giuseppe. no, infatti hanno anche un po' smentito questo tipo di discorso, perché per esempio essendo andati via Allegretti e Carobbio, per esempio, sembra che insomma sono tipi di giocatori sui quali almeno Ventura sembra che non voglia puntare. Cioè, di quel livello intendo, Vero. neanche come riserve a questo punto, perché per esempio Allegretti si sarebbe tornato utile quest'anno. Intanto mi pare che né Allegretti né Carobbio stiano giocando peraltro titolari nelle squadre di Serie B dove sono attualmente. C'è un amico in linea, pronto? Oh, Auenzo! grande Pino! Vabbè. Ok, vabbè. Allora, Enzo, dobbiamo salvare un sacco di saluti oggi, eh? Vai, Quindi vai. serve almeno mezz'ora. Vabbè, allora io me ne vado, dai, vai tu. Allora, Allora. innanzitutto auguri al forum, Sì. a Vito Cice di Cassano, Sì. quello che ci ha dato la barricata in curva, lo ringraziamo, Sì. e a tutti i fans, insomma, che insomma, mi seguono e che vi seguono. Va bene, Se ti Pino. è piaciuto il nuovo video che ti ho messo, che sei una rockstar? Me l'ha detto Christian. Guarda, domani lo facciamo vedere, d'accordo? Va bene, grazie. Mi raccomando, buone feste. Ciao Pino, auguri. Auguri a tutti gli amici di Grumo. Grazie, ciao. Va bene, zero, mi hanno detto che è un video strepitoso, devo andarlo a vedere, chissà come mi hanno conciato, perché ogni tanto mi immaginano in vesti improbabili, però sono molto simpatici gli amici di Grumo. 080-501-9998 per le vostre telefonate, quali sono i vostri consigli per gli acquisti? Il nostro amico ha detto vedo il campionato di B, vedo il campionato di C, e ho visto dei giocatori che potrebbero fare al caso del Bari. Io credo che non si andrà molto al di là dei nomi che girano ormai da tempo, però Kaká c'è una frenata perché Ranieri lo vorrebbe tenere a Roma, l'accordo col giocatore, con la società c'è e già. E poi questi brasiliani, Danilo, Rodolfo, qualcosa dal Brasile arriverà, forse l'attaccante, forse il difensore, staremo a vedere. L'importante è che siano davvero acquisti di qualità, acquisti utili, perché in questo momento su quattro acquisti due devono essere titolari, a mio avviso, e due possono essere buoni per far numero, per fare 5 panchina. acquisti. Tu 5 dici, 5 acquisti. Sì, perché Enzo, io prenderei anche un esterno. Prenderei anche un Un esterno. esterno. C'è un amico in linea, pronto? Ciao, sono Michele da Bari. Ciao Michele, ciao. No, io semplicemente volevo fare un elogio all'ospite di ieri, che in questo momento sfugge il nome, perché comunque. Giulio Mora, un amico Giulio Mora, che peraltro oggi presenta il libro
sui casi sul doping nel calcio. Sì. Sì. Perché comunque sono state parole sante, cioè alla fine Bari non è la società che si può permettere l'acquisto all'ultimo momento, non ha né le capacità, in questo caso in Angelozzi, né tantomeno le forze economiche per poterlo fare. Quindi alla fine si sta parlando sempre solo di difensori, chiedo scusa, il difensore del Palermo, Grick, che sinceramente è un ragazzino, potevamo farne benissimo a meno, visti i buoni propositi di Ranieri. In più, voglio dire, ormai è appurato che i nuovi calciatori che approdano a Bari dopo 6 mesi mettono piede in campo per la prima volta con Sì. Ventura, non si sa perché. Voglio dire, a questo punto mi interessa ben poco saperlo. Per quanto riguarda gli attaccanti, come ho già detto un'altra volta, avremmo dovuto già sapere il nome, cioè se Maccarone vuole aspettare, vuol dire Angelozzi a questo punto devo dire che non è in grado di fare il suo lavoro, perché avrebbe dovuto chiudere subito la pista Maccarone e aprirne un'altra più sicura. Poi per quanto riguarda, Però siccome Michele, non, non, posso dirti una cosa, poi certo. concludi. Non ignorare un aspetto della vicenda, che Angelozzi si aspetta all'ultimo momento, un po' come accade al mercato. Al mercato tu vai all'ultimo momento perché vuoi avere il prezzo e le condizioni migliori perché poi non c'è altro discorso da fare. Probabilmente per questo ci si riduce all'ultimo momento, altrimenti non vedo cosa può aver Non ha impedito al trovato Bari nulla di fino prendere ad oggi. Rinaldo, ad esempio, una settimana prima della fine del mercato, ad esempio, no? Si Spero arriva alla fine, si arriva alla fine. abbia il piano B questa volta, dell'ultimo momento, Questo qualora sì, questo, il piano B andasse qualcosa di serve. storto. Poi l'altro argomento che è stato un po' accantonato per via anche dello stop del Sì. campionato, c'era un trafiletto qualche giorno fa sulla Gazzetta del Mezzogiorno, dove Sì. addirittura si parlava di Mourinho che si lamentava che la società non prendeva le difese della squadra per i torti Sì, arbitrari. certo. Vorrei che la nostra società prendesse esempio da questo, perché necessita in questo momento. Grazie Grazie. Michele, grazie per il tuo intervento. Va bene. Vuoi commentare le parole di No, Michele? io Enzo, onestamente questa volta credo che proprio non si possa aspettare l'ultimo momento. Io capisco che alla fine del mercato si possa strappare l'affare a un prezzo di saldo, lo chiamiamo, diciamo così, tra virgolette. Però questa volta purtroppo noi già, in realtà già a Lecce dovremmo avere almeno un paio di elementi. Io dico almeno a Lecce un attaccante e un difensore già pronti. Almeno poi in modo tale che poi si possa affrontare anche la partita col Bologna, anche già con questi due Sono nuovi due partite acquisti. in 4 giorni, in Esatto, solo 4 giorni si due decide il partite che campionato non del si può fare Bari. niente. C'è un amico in linea, pronto? Sì, ciao Enzo Maurizio. Ciao Marilio, ciao, Saluto a ciao, ciao. Giuma e a tutti i soci e amici di Bari in Testa. Ciao Marilio. Vai Marilio. Senti, io ho un nome per l'attacco che non ho sentito per niente, è quello di Cacia. Serie B, 10 gol. Con la squadra ultima in classifica, che quindi difficilmente si potrà permettere di mantenerlo, visto come stanno le O situazioni. forse vorrà salvarsi con Cacia, perché il Piacenza ha tolto Cacia, poca altra roba in verità. Ma anche il Brescia che si vuole salvare, però ha messo sul mercato Caracciolo. Però il Brescia qualcos'altro ce l'ha, cioè, ha qualche giocatore tipo Diamanti, tipo Possanzini, insomma qualche giocatore ce l'ha. Eder, che fino a questo momento non ha fatto nulla, però è un buon giocatore. Però capisco, in effetti si era parlato di Cacia, peraltro Angelozzi già lo portò a Lecce, quindi vuol dire che il contatto ce l'ha. A Lecce non ebbe molta fortuna Cacia, però ecco, io sono d'accordo con te, questo è il tipo di acquisto che andrebbe fatto. Cioè il giocatore che magari in questo momento in Serie B magari ha bisogno, però bisogna, come dire, puntare sulla potenzialità del giocatore. E Cacia indubbiamente è un uomo gol. Maurizio. E poi un altro appunto, ho provato a chiamare ieri perché avrei voluto chiederglielo direttamente. Giulio Mola, io lo seguo perché Sì. chiaramente anche su un social network, Sì. qualche tempo fa lui ieri ha detto che è rimasto insomma, un po' scontento del comportamento di Perinetti. A luglio, io ricordo, quando ci fu tutta la vicenda che andò via, inizialmente ne parlò male, nel senso Sì. che cioè, rimase poco soddisfatto del suo, però poi disse che aveva parlato con qualcuno che aveva saputo delle notizie e che aveva cambiato opinione, che effettivamente capì Certo. il suo passo, il suo passaggio al Siena. Sì. E mi chiedo perché ieri poi è tornato nuovamente al discorso precedente. Va Ecco, bene, va tutto qui. bene, grazie, ma bisogna chiedere a Giulio, anche se Giulio disse ha fatto cose buone, poi altre cose meno buone, fu questo il senso un po' del discorso
di Giulio Moraieri, se non ricordo Sì, male. è stato più o meno questo il senso, però purtroppo cioè, nel calcio ci sono anche dei paragoni, Enzo, e in questo momento a me dispiace dirlo perché comunque si vede che è una brava persona Angelozzi, però in questo momento cioè, il confronto non esiste, al di là degli errori che può aver fatto Perinetti, gli errori tutti li commettono, però in questo momento diciamo... Spero che a gennaio ci possa smentire con questa considerazione, Angelozzi. Fermiamoci, ancora pausa pubblicitaria e poi ultima parte dove parleremo anche di pallanuoto perché c'è stato un momento storico sabato per la Pallanuoto Barese, fra poco.